se c'era qualche ragazzo del tratto di Scordia che, o un ragazzo ovviamente, desiderava, diciamo, fare gli lavori di casa, altrimenti li faccio io, dico, visto che ormai sono scordiato, diciamo, la questione. Però decidete voi, perché a me, penso che a tutti questa cosa faccia piacere. Vai, io passo volentieri la parola a Eugenia, perché vi ringrazio preliminarmente, anche perché siamo qui e lo dobbiamo anche al loro sacrificio, che hanno accettato in maniera passo Eugenio, poi vi dirò due parole precise e continueremo la nostra giornata. Grazie. Grazie a tutti i simpatizzanti, attivisti e i nostri portavoce che siamo venuti oggi qua. Quando ci hanno proposto di fare questa riunione regionale qua a Scordia, devo dire che siamo rimasti sorpresi, infatti di questo vi ringraziamo. È stato più che altro un onore, oltre che un onere, organizzare questo evento qua. Ci scusiamo per alcuni disagi che purtroppo ci sono, ma abbiamo avuto delle difficoltà impreviste e quindi ci siamo adattati a queste difficoltà. Noi abbiamo cercato di fare il massimo, spero che questa giornata possa essere proficua, soprattutto di contenuti concreti che possono permettere di far continuare la nostra azione. Dal gruppo Movimento 5 Stelle Scordia ribadisco il benvenuti a tutti e vi ringraziamo della vostra presenza. Grazie. Sostituisco Eugenio, diciamo, dalla parte che desideravo facesse lui. Vi ringrazio tutti ovviamente perché provenite dalle parti più disparate della Sicilia. Probabilmente abbiamo avuto anche qualche problema di comunicazione, perché da più parti mi hanno detto di non aver ricevuto l'email in tempo o di non aver ricevuto affatto l'email. Di questo me ne scuso e ce ne scusiamo, insomma, fin d'ora. La giornata è lunga e sicuramente verranno tanti altri attivisti che magari hanno scelto di venire dopo pranzo. Questa è la quarta verifica semestrale che facciamo, quindi significa che abbiamo già cambiato praticamente tre capogruppo. Bravo osservatore, a cui faccio i miei complimenti per l'intervento iniziale, e il nostro capogruppo, anche lui poi si avvicenderà e a lui seguirà praticamente Giorgio Ciaccio, che insieme a Claudio e gli altri verranno nella seconda parte della giornata. È una verifica che avrà dei contenuti diversi. Abbiamo pensato di distinguerla in due momenti, il primo perché io non mi ammazzo, già è stato detto e non voglio ripeterlo. Qui a Scordia il Movimento 5 Stelle, insieme a tutte le associazioni della città, quindi artigiani, commercianti, agricoltori, per la prima volta hanno posto in essere una manifestazione che ha visto partecipare più di 3.000 persone. Non c'ero. C'era anche Giancarlo, siamo venuti, ci siamo messi in disparte e abbiamo assistito a questa grande manifestazione di popolo che è partita appunto da una miccia, da una serata in cui questi ragazzi del locale Meetup, dopo aver organizzato praticamente un'adorata in piazza, al quale ero presente anch'io, ma io qui praticamente non manco mai, per cui insomma, sono sempre. Ci siamo radunati dentro un bar e Pippo, Franco che non vedo, Eugenio, Giambattista, lui che non mi ricordo come ti chiami, Riccardo e tutti gli altri hanno cominciato a interloquire con i commercianti che chiedevano praticamente spiegazioni all'aumento delle bollette nei confronti del comune, e di lì si sono auto-organizzati. In pratica i ragazzi del Meetup, come dire, hanno acceso questa miccia, di lì hanno costituito un comitato. Dopo aver fatto il comitato hanno deciso di scendere in piazza. Dopo che hanno deciso di scendere in piazza sono arrivati dritti in comune. Lì in comune c'era il sindaco che li aspettava, c'erano i consiglieri comunali, c'è stato anche qualcuno che ha tentato di strumentalizzare praticamente l'iniziativa, ma grazie a Dio, diciamo, questo pericolo è stato scampato. E di lì c'è stata una presa di posizione forte che parte da questa città. Mi piacerebbe che questa presa di posizione partisse da questa città ma raggiungesse tutte le altre città, perché se a Scordia è stato possibile vuol dire che è possibile anche altrove, però dobbiamo metterci volontà ed impegno. Ed ecco quindi la scelta di Scordia per quanto riguardava questo importante tema. Siamo dentro il conflitto e il conflitto è proprio questo: non possiamo pagare più.
non abbiamo più un centesimo, del resto non c'è nemmeno lavoro, quindi non ci sono prospettive al momento per il futuro. Io non voglio andare oltre perché prima di passare a discutere della questione dell'IMU agricola con Angela e delle questioni dell'elezione amministrativa, perché qui vedo con piacere le liste che già hanno ottenuto la certificazione e quelle che sono in corso di certificazione, quindi parleremo anche un po' di amministrative per poi passare alla seconda parte, vorrei che Matteo vi spiegasse come si svolgerà il proseguo dei lavori dopo questa prima parte, per cui io vi taccio, passo la parola e vi auguro una buona prosecuzione della sera. Sì, per un attimo facciamo spiegare a Matteo come si svolge la serata e poi passiamo alla proposta che chi la vuole fare? Fabio, non si può fare. Sì, vi spiego un po' cosa succederà nella seconda parte, anche perché questa volta l'assemblea regionale l'abbiamo divisa in due momenti. Desideravamo che si tornasse più che altro ai temi, agli argomenti, cosa che abbiamo perso di vista negli ultimi incontri, e quindi ci siamo guardati un po' in giro e abbiamo detto rispolveriamo qualcosa, quell'esperimento di democrazia partecipata che abbiamo fatto una volta. E allora, oggi pomeriggio, nella seconda sessione, costituiremo sei gruppi di lavoro che combaceranno con le sei commissioni legislative all'ASSO. Quindi ogni commissione sarà facilitata da uno dei portavoce che è presente in commissione legislativa. Quindi alla prima commissione, nel primo tavolo di lavoro ci sarà la prima commissione, quindi Francesco Salvo, nella seconda la commissione bilancio legislativa sarà, quindi saranno presenti Chiara, Claudia e Giorgio e così via. Quindi ad ogni tavolo sarà presente un portavoce della relativa commissione. Ciascuno di voi a quel punto dovrà fare una scelta, scegliere uno dei sei tavoli, quindi io cittadino vorrei proporre un argomento che riguarda una tematica precisa, quindi scelgo la tematica e mi reco al tavolo. Ecco, in questa prima fase si farà parte di questo tavolo, sarà costituito il tavolo, nessuno di voi potrà abbandonare il tavolo, perché in quel momento saranno definiti gli ordini del giorno del tavolo. I tavoli saranno sei: tavolo affari istituzionali, tavolo bilancio, tavolo attività produttive, ambiente e territorio, sanità e cultura, formazione e lavoro. Quindi questi saranno i sei tavoli. Quindi tutti gli argomenti che comprendono le tematiche di largo respiro, le tematiche regionali, saranno presenti in tutti i sei tavoli. Quindi fate la vostra scelta, vi siedete al tavolo, comunque un tavolo figurativo, saranno dei tavoli figurativi, dei semicerchi, dei cerchi, comunque dei gruppi di lavoro, più che altro. Farete le vostre proposte di ordine del giorno, proposte che non devono essere territoriali ma regionali. Quindi se volete che il gruppo si occupi di fare una legge su un determinato argomento, oppure se volete che il gruppo faccia un'azione politica su un altro determinato argomento, fate le vostre proposte. I portavoce praticamente raccoglieranno le proposte senza entrare nel merito in questa prima fase, non si apriranno dibattiti, saranno solo raccolte le proposte, quindi ciascuno a turno farà la sua proposta. Le proposte saranno praticamente sottoposte al tavolo, quindi votate, le più votate saranno discusse, quindi ci sarà poi un momento di discussione di ogni tavolo e saranno tratte le conclusioni. Queste conclusioni poi saranno praticamente sottoposte all'Assemblea Generale e votate. Le tre proposte più votate poi diventeranno argomento che il gruppo parlamentare affronterà nei successivi sei mesi. Quindi poi magari al momento faremo anche daremo qualche chiarimento in più, comunque linea di massima è questo il modo di svolgimento delle attività di questo pomeriggio. Grazie. Buongiorno a tutti. Sono del DAP di Mascauscia. Noi abbiamo organizzato una pagina Facebook per appoggio al reddito di cittadinanza, che pare che sia la punta di diamante del movimento, e dunque anche collegandoci alle associazioni di Povaresi e altre. Leggerò due righe, così che posso un po'. Nell'indifferenza di chi governa è a causa delle scelerate scelte che definiscono crisi. Le persone normali che ne sono i destinatari non sono mai ridotte all'ispirazione economica.
sono disinformate sulle opportunità che attualmente esistono nel campo del finanziamento e del microcredito. In pochissimi conoscono il DDL in discussione al Senato sul reddito di cittadinanza ad opera del Movimento 5 Stelle. Per questo motivo riteniamo che sia essenziale un evento nazionale per mezzo del quale si raggiungerebbe il duplice scopo di informare la popolazione italiana e di obbligare i media a parlarne. Un evento che parte dall'attivismo locale per confluire in un incontro nazionale davanti alle porte dei palazzi del governo a Roma. Il reddito di cittadinanza che oggi non è solo un vanto del Movimento 5 Stelle ma una necessità sociale che potrà ridare speranza ai cittadini avversati oltreggiati dalle azioni di politici incapaci presenti al governo. Sostenere la speranza necessaria per tutti i cittadini attraverso una manifestazione nazionale non è solo il nostro compito in quanto noi stessi cittadini, ma una necessità che attualmente solo il Movimento 5 Stelle, l'Associazione Libera di Don Ciotti, il Comitato Io Non Mi Ammazzo e poche altre organizzazioni sono in grado di organizzare. La manifestazione, oltre a informare realmente la cittadinanza, salverebbe delle vite allontanando la minaccia di suicidio per molti cittadini e famiglie impoverite. Ci troviamo in una grave emergenza economica nazionale e qualunque mezzo, e sottolineiamo qualunque, possa ridare speranza a chi l'ha persa o se si accinge a farlo. È una responsabilità che compete a chiunque abbia la capacità di riunire pacificamente delle masse popolari. Da liberi cittadini e non da attivisti del Movimento 5 Stelle ci siamo chiesti cosa poter fare per placare in questo modo, in qualche modo, gli anni di persone a noi vicine in situazioni disperate. Abbiamo deciso di aprire una pagina Facebook da condividere con tutti i cittadini, gli attivisti del Movimento 5 Stelle e le associazioni, sponsorizzando eventi locali, regionali, nazionali ed europei, che promuovono informazione e aggregazione a favore di qualunque iniziativa rivolta al progresso economico, prima in testa il reddito di cittadinanza. In questo momento, mentre vi parlo, la pagina verrà aperta ufficialmente, grazie al Massimo, infatti in fondo alla mia sinistra, verrà aperta e quando stiamo leggendo sarà inserito nelle informazioni della stessa. Da liberi cittadini di più non possiamo fare, ci auguriamo che i nostri portavoce, senza indugi, si facciano latori di questa richiesta e che la stessa possa attecchire come inizio di un percorso che porterà alla rinascita di una società civile onesta e trasparente. Grazie a tutti. Abbiamo sentito, almeno io leggo, di questa iniziativa nata a Scordia ma che si sta espandendo e sta trovando. E ho ripensato ai messaggi che abbiamo lanciato durante le campagne elettorali. Nessuno deve rimanere indietro, usciamo dal buio. Bene, questa è un'iniziativa che ha reso concreto quello che era il sentimento che provavamo anche noi, però diciamo nei territori, ecco, è bene che sia nata nei territori. Per quanto riguarda le nostre iniziative, abbiamo approfondito i contenuti di questa legge 3, che non nego, la sconoscevo anche io. Quando ho iniziato a leggere, ho detto, beh, ma qui ci sono delle soluzioni, ma perché questa legge non viene attuata, come tante che non vengono attuate? Infatti oramai stiamo presentando anche meno disegni di legge perché man mano scopriamo che ci sono delle leggi che potrebbero essere perfezionate oppure sono perfette e inapplicate. E allora, per lanciare il messaggio nei territori e in assemblea regionale, abbiamo preparato una mozione per il governo, perché anche la regione è uno degli enti individuati dal decreto che stabilisce chi può costituire questi organismi di crisi. E chiaramente una proposta di delibera, mozione per i consigli comunali che già circola nel Google Group CT 5 Stelle, chi è che è iscritto lo ha visto, ma che manderemo a tutti i meetup, a tutti i nostri consiglieri comunali, affinché portino nei loro consigli comunali il dibattito attraverso un atto di impegno e che chiaramente deve essere corredato da parte di tutti voi dei dovuti approfondimenti e del dialogo con i sindaci. Questo non è un modo nuovo che abbiamo di approcciarci con le amministrazioni. Sapete che negli ultimi mesi abbiamo inviato
proposte per sollecitare il censimento dell'amianto, proposte per sollecitare delibere affinché il governo nazionale porti in discussione e faccia uscire il ben letto disegno di legge sull'impignorabilità della prima casa, affinché l'agenzia territoriale di coesione, cioè quella che gestisce e aiuta gli enti locali nel accedere ai bandi europei, sia portata in Sicilia, perché siamo la regione più indietro di tutti nella qualità e nella quantità di spesa. Molti consigli comunali hanno risposto, però non quanti ne speravamo, 10-15 delibere su 390 comuni. Bene, e allora ci faremo carico del ruolo che abbiamo, perché siamo cittadini, ma siamo anche istituzioni, e quindi ci rivolgeremo direttamente all'ANCI, proponendo a loro di avere un incontro e discutere di questo argomento, perché sì, in regione si può fare un altro ufficio per l'unità di crisi, ma già ve lo immaginate, no? Da un piccolo comune partissi per andare alla regione a Palermo per chiedere di verificare se la propria situazione può rientrare nei requisiti, se si può ricontrattare. No, questo è un qualcosa che va fatto vicino a chi ne ha bisogno, al territorio, e quindi dalla prossima settimana prepareremo una lettera per, diciamo, che ha i contenuti più o meno della mozione, e richiederemo formalmente un incontro, e questo salvo che il nostro capogruppo sicuramente dovrà affrontare anche questa rogna, e io gli staremo vicini. D'altronde abbiamo già preparato delle relazioni che vi avevo inviato, per avere un incontro formale affinché i comuni assumano questo impegno, attraverso i loro uffici studino la legge e trovino soluzioni concrete, altrimenti non avranno nessuno da governare, nessuno da aiutare, nessuna città, perché oramai la solitudine, già il fatto che qui ne stiamo parlando, che si è creato il rap, che ci sia dibattito, è straordinario. Noi ci dobbiamo mettere quest'altra piccola cosa, quindi simbolicamente la riconsegno a Barresi, a cui l'avevo consegnata prima, ecco, la lascio qui per tutti, il file è già a disposizione di tanti, lo manderemo a tutti i meetup appena raffineremo la mail list, perché ci sono stati dei problemi, e quindi andiamo avanti. Ovviamente la presentiamo anche in regione, perché diciamo farla approvare o comunque portarla in aula, questo dibattito non basterà. Abbiamo sentito già di alcuni avvoltoi che stanno in maniera positiva cogliendo l'input per fare queste iniziative, però bisogna stare molto attenti, perché ci sono dei passaggi da seguire. Questi gruppi devono essere, questi gruppi di crisi per il contrasto della crisi da sovraindebitamento devono essere accreditati, il personale deve essere formato, e io vi invito, perché di recente è uscita il regolamento di attuazione, parliamo dei primi di gennaio di quest'anno, in cui ci sono tutti gli elementi, quindi non facciamoci infinocchiare dai soldi gatti alla volpe, perché sono previsti anche dei compensi con un limite massimo del 5% del debito totale, ma da valutare in base agli obiettivi raggiunti, alla tempestività dell'intervento, alla riuscita dell'intervento. Quindi stiamo attenti che non comincino a girare porta a porta paventando che si è risolto il problema, magari utilizzando noi come bollino di qualità, e che non facciano ulteriori danni, perché c'è anche questo rischio degli avvoltoi. Passando all'IMU, abbiamo fatto degli interventi in aula che sono circolati anche sul web, ma anche una serie di incontri, come saprete, forse magari i nazionali potranno provare, anche se oramai è legge, a fare qualcosa di più, una mozione, discorsi in aula, interventi per chiedere al governo, che è rimasto totalmente inerme, cioè il governo progetta e la maggioranza, io mi sono rivolta ai deputati del PD, dell'NCT, di Forza Italia, di fare il possibile attraverso i loro rappresentanti nazionali per intervenire
in questa tassa balzello assurdo, una tassa sullo strumento. È come se noi andassimo a tassare la macchina da cucire di un sarto anziché tassare il vestito che già è tassato.